Non ho mai incontrato di persona banda da Dio. Per me era un personaggio mitico. All'origine, come docente in un altrettanto mitico corso ministeriale di aggiornamento dell'aprile del 70, della nascita del movimento Lingua e Nuova Didattica. Il nome del direttore e direttore responsabile che compariva dietro la copertina Verde Prato nel colophon del numero 1 del febbraio del 72 di Land, la rivista omonima del movimento. Non avevo mai incontrato di persona Wanda. Quando nel 2001 mi viene chiesto di preparare qualcosa di multimediale che ricordasse e celebrasse la fondazione di Land nel suo trentennale, confesso che fu presto il panico. Eravamo stati tutte e tutti troppo impegnati a studiare, a scrivere, a organizzare seminari, a condividere, pubblicare, fare ricercazione e studiare, scrivere. Insomma, troppo presi dalla nostra passione, che è come in Land si scrive professione. Troppo presi dalla nostra passione per ricordarci di scattare fotografie, di girare filmini e video. Decisi allora di registrare delle interviste ai principali protagonisti della storia di Land che riuscissi a raggiungere in tempo utile. Maria Teresa Calzetti ovviamente esclusa perché allora era presidente in carica e da noi non si celebrano i presidenti in carica. Diverse furono interviste telefoniche, perché non era facile raggiungere molte di loro su e giù, per lo stivale. Ma quei racconti attraverso una cornetta si intrecciavano tra di loro, tessendo una specie di arazzo collettivo di una storia vera, molto più entusiasmante di un mito fondativo. Così Sirio Di Giulio Maria mi raccontò del corso d'aggiornamento ministeriale appunto dell'aprile del 70 con la Wanda, le cui lezioni erano una rivelazione per tutti quanti. Rosanna Ducati ricordava bene il corso Epifania a Firenze, sempre con Wanda Raddio, al seguito del quale si fiondò la prima riunione del più vicino gruppo Land, che per lei ferrarese allora era a Bologna. Comunque le voci si alternavano, Mario Papa, Giuliana Bertoni del Guercio, Maria Teresa Prat, Lella Pozzo. Voci che si susseguivano, raccontavano date di tappe, di corsi, di convegni, di numeri della rivista. Poi finalmente trovai il coraggio, il timido coraggio di comporre il numero della mitica Wanda. Mi rispose una voce calda, serena, una voce sorridente, ecco. Tra l'altro non smetterò mai di ricordare alle mie allieve aspiranti insegnanti quanto la nostra voce sia importante, come e ben più del nostro viso nel rivelare di noi alle nostre classi. Insomma, quella di Wanda era calda, serena, proprio è come se uno la sentisse sorridere. Wanda fu gentile e cordiale. Ritrosa a parlare di sé e dei meriti che tutti i miei interlocutori le attribuivano con ammirazione ed affetto, ma felice di celebrare quel trentesimo compleanno di Land, Land che lei continuava ad amare ed apprezzare, seguendone le vicende in disparte da fuori. Non avevo mai incontrato di persona Wanda Raddio, ma sapevo di avere mille volte incontrato i frutti del suo lavoro, i risultati del suo impegno, la trasmissione dei suoi studi. Allora le chiesi
cosa avrebbe raccomandato a dei giovani che volessero diventare insegnanti? Come sentirete, mi rispose con semplicità, con pacatezza e naturalezza, anche se con convinzione, con vigore. Lo fece come se stesse rispondendo a un giovane nuovo collega che cercava la strada per raggiungere la sala insegnanti. Io sono andato a ricercare e ho ritrovato quella specie di programma radiofonico con cartelli e ne ho estratto solo le voci che parlano di Wanda. E soprattutto la voce di Wanda Laddio, che parla di Land e di insegnamento delle lingue. Insomma, mi piace ritrovare, come dice Wim Wenders, la musica delle voci e delle lingue, nel giorno del ringraziamento e condividerla con voi. Nell'aprile del 70 ho partecipato a un corso d'aggiornamento per insegnanti di scuola media e era tenuto da Ceccioni e partecipava anche Wanda Daddio, perché a quei tempi era distaccato al ministero. Il corso è andato avanti e ovviamente le lezioni di Wanda erano un po' una rivelazione per tutti quanti. E abbiamo legato tra di noi, ovviamente, perché siamo diventati amici, eravamo persone di varie parti d'Italia, ma soprattutto concentrate, anche c'era un buon numero a Roma e un buon numero anche nel Meridione. Nacque in un corso d'aggiornamento che io curavo per il Ministero della Pubblica Istruzione, e lì ci trovammo un gruppo di persone così molto affiatate, ci conoscevamo già con alcuni, ma in particolare di Giulio Maria, e così ci venne questa idea di associarci per fare quello che istituzionalmente non si faceva, insomma, no? Che cercare di migliorare l'insegnamento delle lingue straniere, studiando noi stessi, rendendoci conto di tante cose, scambiandoci esperienze. Questa fu l'origine, lontano credo 70, mi pare. Me lo ricordo benissimo perché stavo facendo un corso a Firenze del ministero gestito dal British Council con Wanda Daddio, corso Epifania. E a un certo punto la Wanda ci ha raccontato che era nato questo movimento e quindi con molto entusiasmo ci ha detto così che era una cosa molto bella, che per il rinnovamento della scuola, eccetera. E allora nel giro di pochissimo, naturalmente io ho chiesto qual era il luogo più vicino ed era Bologna. E quindi credo che dopo 2 settimane mi sono catapultata alla riunione di Bologna e quindi ho frequentato poi il gruppo di Bologna per diversi anni. Quindi ci organizzammo e venne fuori questa associazione, che era, non era un'associazione, era un movimento. Il British aiutò, contribuì molto alla pubblicazione del giornalino, che uscì nel febbraio del 1972, poi uscì, anno primo numero uno, costava 500 lire. E quindi venne fondato questo giornalino, la rivista. Il direttore fu subito Wanda Daddio e poi la redazione c'era Don Bern, Maria Grazia Calasso, Anna Ciliberti, Maurizio Crisari, un altro socio fondatore importante, aveva pubblicato Hello Dea, Sirio, che poi Sirio era l'anima, diciamo la verità, di tutto il movimento. Fummo, direi, i primi, ecco, diciamo, i primi a proporre allora lo chiamavamo metodo, ora si chiama approccio, insomma, una cosa più, che puntasse sulla lingua di comunicazione, sulla lingua viva, cosa che allora non
si faceva, insomma, assolutamente. E poi fummo i primi anche a far conoscere quelle che sono state esperienze fatte all'estero prima di noi, perché siamo arrivati un po' in ritardo, insomma, no? Noi abbiamo fatto conoscere queste cose, è stata veramente una grande opera di diffusione culturale, di far prendere coscienza di questi problemi. Non coartate gli allievi, cercate di capire che cosa succede in loro, non pensate di livellare le classi perché le classi non si livellano, ciascuno è un individuo così che ha il proprio ritmo di sviluppo, cercate di capire l'individuo, insomma. Comunque l'ente sta svolgendo un lavoro egregio, ecco, comunque sta andando avanti splendidamente secondo le premesse dal quale era sorto.